Now the floor goes to Mrs. D'Amato. Grazie Presidente, io parlo da parlamentare ma soprattutto da cittadina della città di Taranto. Oggi, mentre qui ancora discutiamo di cosa avveniva sotto la gestione della famiglia Riva, l'acciaieria Ilva sotto gestione commissariale governativa continua ad inquinare e a non rispettare le direttive europee, motivo per cui la Corte europea di giustizia aveva già condannato l'Italia nel 2011 e motivo per cui è ancora aperta l'attuale procedura di infrazione, quest'ultima su aspetti come il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione e quindi sui fenomeni di inquinamento generati dalla gestione dell'impianto, nonché rispetto della direttiva sulle azioni di riparazione del danno ambientale secondo il principio di chi inquina paga. Ricordo che è in atto un processo penale ancora alle prime battute, ma in atto anche un percorso politico del governo italiano che mira al mantenimento della condizione attuale e che passa da un'operazione di esproprio e di vendita con fondi pubblici in campo di uno stabilimento che i vecchi proprietari ancora reclamano anche a suon di carte bollate. Questi gli aiuti avuti ad oggi senza risultati. Nel maggio 2015 un finanziamento di 400 milioni posti come garanzia, 250 milioni nel settembre 2014, 156 a marzo 2015 provenienti dal contenzioso, guarda caso, per disastro ambientale, 300 milioni di prestito ponte, 800 milioni questo nel dicembre 2015. Sono serviti a qualcosa questi soldi? Assolutamente a niente. Questa procedura di vendita dovrebbe concludersi a giugno 2016, diceva la rappresentanza italiana. Bene, avete capito, 2016, ancora 4 mesi per inquinare ed ammazzare i cittadini di Taranto. La fabbrica continua sia a produrre ma anche a inquinare. Queste petizioni dimostrano che Taranto è una città stanca di essere uccisa lentamente, giorno per giorno, dose dopo dose di diossine, PCB, IPA, polveri sottili, i cui effetti cumulativi e continuativi, ricordiamolo, nessuna direttiva europea riesce a limitare. Quella della città di Taranto è una comunità che si rivolge all'Europa per chiedere giustizia e tutela del diritto alla vita e alla salute. Lo fa rivolgendosi al Parlamento europeo, ma anche alla Corte europea dei diritti dell'uomo, con almeno 2 ricorsi sottoscritti da centinaia di cittadini e cui la stessa Corte ha deciso per una trattazione prioritaria. Lo fa inviando dossier ai commissari all'ambiente, alla salute, alla concorrenza e qui ne abbiamo un esempio con Antonia Battaglia, l'associazione Peace Link, che è sempre presente e vigile. Lo fa con continue denunce alla magistratura italiana, firma dei cittadini sì, ma degli stessi operai che ogni giorno rischiano la vita dentro lo stabilimento. Ricordo che solo per questo ci sono stati ben 50 morti, 50 operai, tra il 93 e il 2015, un macro record direi. A questi vanno aggiunti i dati sui malati, sui morti che già l'associazione Peace Link ha citato e quindi non le ripeto. In Italia quindi un governo sordo, ottuso, continua a far finta di nulla. Le bonifiche degli impianti sembrano previste, per noi non servono a nulla, ma non sono neppure effettuate. L'AIA non è rispettata, ha ben 4 anni da riesame e le prescrizioni fondamentali non sono ancora ottemperate. Gli unici interventi concreti dal 2012 ad oggi, diciamocelo, hanno riguardato i tagli del costo del lavoro, il ricorso agli ammortizzatori sociali, la necessità del sacrificio degli operai e dei cittadini avvelenati anche a fronte del calo della produzione. Ma il governo italiano vende affinché i privati possano riportare l'Ilva al regime e tutto tornerà come prima, se non peggio. Anche l'ipotesi di una produzione diversa, non più a ciclo integrale, bensì con preridotto e a gas, non cambieranno lo stato ambientale, oltre a essere economicamente insostenibile. L'impatto ambientale, anche considerando l'ipotesi del preridotto a confronto col ciclo integrale appunto, riguardano emissioni di gas terra e particolato. Per quest'ultimo, ad esempio, in termini di PM2,5 vi sarebbe addirittura un impatto superiore di 5,5 volte. E comunque a Taranto il carico inquinante si è talmente accumulato che non si è più possibile accettarne oltre. L'Europa non faccia ancora lo struzzo. Ricordo che la procedura di infrazione è ferma al parere motivato all'ottobre del 2014. Serve subito programmare la chiusura dello stabilimento e la conversione economica.
sia Taranto la prima città del Mediterraneo che attui la terza rivoluzione industriale, operando una vera decarbonizzazione e puntando su settori innovativi. Si usino il Fondo Sociale Europeo, il Fondo Europeo per la Globalizzazione, si effettuino le bonifiche dei siti contaminati con l'impiego dei lavoratori, si programmi la mobilità lunga finalizzata al prepensionamento e si incentivi la fuoriuscita volontaria degli operai. Si cedono a canone zero le aree contaminate per attività nel campo delle energie rinnovabili, con il reinvestimento degli utili nelle attività di bonifica. Si punti insomma anche all'economia circolare, che prevede un uso efficace delle risorse e l'abbattimento dell'impatto ambientale, secondo poi le linee previste dalla stessa Commissione europea. È possibile reimpiegare tutti i lavoratori che usciranno dal ciclo produttivo dell'Ilva in maniera stabile e pulita. Crediamo per Taranto, ma anche per l'Europa, un'altra via sia necessaria, perché nessuno in Europa può vivere sereno pensando che a Taranto e nelle aree circostanti ci si possa ammalare e morire di acciaio. Grazie. Yeah.